sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, l'angelo disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Queste parole la fu molto turbata. Si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Lei concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre la casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come verrà questo, perché io non conosco l'uomo? Gli rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei. Era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da me. Parola del Signore. Tutti voi qui, le vostre famiglie, là dove si vive, e un pensiero un po' aperto alla Chiesa universale, alla nostra diocesi, al mondo. Che sia un Natale bello per ciascuno di noi e di voi che siete qua, ma che sia un grande bel Natale nelle vostre famiglie, perché si fanno esperienze nella domenica, due tavole, quella dell'altare, dell'Eucaristia, e quella della tavola della propria casa. Qui in santuario siamo anche avvantaggiati con un presepio che verrà mostrato bene, ma con la proclamazione dell'Annunciazione a Maria e con canti che abbiamo sottolineato, pare che sia bello, canterò per sempre l'amore del Signore, per esempio. Stabilirò amore per sempre, risponde il Signore, se noi andiamo a raccogliere i fiorellini belli di questa liturgia, sono espressioni che sono, rischiano di sfumare, di perdersi. E annuncerò a tutte le genti, per mezzo di Gesù Cristo, di San Paolo, la salvezza del Signore. Dio cerca casa, vuole abitare fra noi. E un po' è il momento della creazione, che viene descritta, per quanto con linguaggi poetici, in sei giorni, poi primo giorno la creazione delle creature, e un Dio che ama passeggiare in quel giardino. Tornando a passeggiare un giorno, prova che invece tutto sembra compromesso. Dio si intristordisce, continuerà a cercare casa tra noi. Si dice così, guardate che sono temi molto belli, lo diciamo in semplicità. Ecco infatti la serva del Signore ed è un segno di immediatezza che viene a sollevarsi. Allora, fermandosi un momentino su quel Vangelo, per capire come trascina anche noi, trascina la Chiesa e trascina anche l'umanità in un rapporto diverso con Dio. Perché Davide, come abbiamo sentito nella prima lettura, è un momento di vittoria, di glorificazione sua e del popolo. L'ha messo in testa e ci voleva intestardirsi anche nel dire: adesso faccio anche la casa di Dio. E tornando vittorioso delle sue battaglie, pensa di creare, di edificare un grande tempio, che poi invece non riuscirà a fare per disegno di Dio. Il
tempio che poi fece il figlio Salomone. Vai a vedere adesso, c'è ancora un po' un muro del pianto di quel tempio, perché Gesù passando aveva sentito di dirsi, ha sentito voglia di dire distruggetelo questo tempio, non mi interessa. Difatti a Davide diceva, ma cosa vuoi costruirmi tu? Ma se io sono sempre da con te, non ho bisogno di altre case. Per me è abitare con voi e voi che abitate con me. Lo diciamo con questa semplicità, però ecco la forza di questa domenica, finalmente viene fuori un tempio nuovo del figlio di Dio per Gesù, ed è il grembo di Maria. Là abita per 9 mesi e poi nel cuore per sempre. E anche altre espressioni bellissime qua ci sono. E poi io abiterò per sempre tra voi e tra in mezzo a tutte le genti, non tra i cristiani solo. Sono motivi questi, appunto, un'attenzione allora per seguire o lasciarsi un po' condurre da avvenimenti come quello dell'Annunciazione. Perché in questa Annunciazione accade che una Vergine, chiamata Maria, una Vergine si riesce anche a individuare, non meno di 20 anni, questo si riesce a capire anche da altri elementi. Entra il Verbo, entra l'angelo da Maria, poi i pittori la richiamano, la dividono, cercano di capire il mistero in maniera splendida, a volte la raffigurano in una casa semplice, altre volte invece una cattedrale, altre volte una cattedrale grande, sono una io che mi sono regalata, mi è tanto cara, è una cattedrale di quelle alte, gotiche, una statuina, un disegnino così piccolo, luminoso, un raggio di sole non a colori. Può servire anche questo per capire un attimo le cose. Comunque entra, ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. C'è scritto la sottolineatura che mi piace fare per me e per voi anche, spero che appunto vi sia utile. Ma la reazione è descritta così. A quelle parole Maria fu molto turbata. Allora noi pensiamo che sì, una reazione per qualcosa di straordinario, fu turbata perché ha preso paura, no? Perché ricordate che non sono descritti svolazzi di angeli o luminosità improvvise o fenomeni straordinari. È proprio una esperienza molto singolare e semplice. È molto turbata perché dopo è scritto proprio nel Vangelo. Perché la turbavano quelle parole. Sentirsi dire piena di grazia vuol dire l'umiltà sua e vuol dire però anche dire, rendersi conto di essere, perché non è impaurita, è turbata, preoccupata istintivamente, come se appunto ci fosse un grande mistero che entra nella sua casa, che entra in lei. Ed è scritto anche, a queste parole è stata turbata, ha intuito di essere in qualche modo spiata da Dio che la ama, quasi come una persona giovane, una ragazzina giovane che si sente spiata da un grande innamorato. E rappresenta noi questo, noi abbiamo perso questo senso dell'essere stupiti, perché quando Dio rompe nelle nostre case, nella nostra personalità o nel mondo o nella Chiesa, non viene un nemico, viene e ti stupisce, ecco quel turbato, stupisce che un Dio ami passeggiare tra di noi. E si tratta appunto però di dire, ma come avviene questo? Ecco la prima parola di Maria nella sua vita che conosciamo, ma com'è possibile questo? Io sia al centro di una presenza di Dio in questo modo, addirittura che è piena di grazia, per noi è un'espressione molto bella, ma vuol dire esattamente lei ha intuito una presenza di Dio, e chi rivela anche la sua educazione per il suo popolo ebraico, e anche magnifica, che per esempio che poi inventa lei e dice, è tutta piena di preghiere del suo popolo, le fa sue. Ed è così, come è possibile questo? Non ti preoccupare, non ti turbare, perché il Signore è con te, il Dio è onnipotente, è con te. Che senso hanno queste parole?
che io tra l'altro sono vergine, cioè non entra nel mio orizzonte, non che fossero altri sentimenti, non è nel mio orizzonte tutto questo, e Angelo spiega delle espressioni che adesso non ripeto, ma non temere Maria, non temete umanità, non temete nessuno. Dio viene perché appunto, come dire, entra in familiarità, non è un'irruzione impropria, non è un qualcosa che ti pesa, lascialo entrare. Maria, che dopo la spiegazione di questi orizzonti sarà grande, sarà figlia dell'Altissimo e quant'altro, e intravedeva là in quelle espressioni altre profezie che descrivevano l'attesa del Redentore, con questa figura che non si ferma nella dolcezza del presepio, ma va oltre, va addirittura alla croce, quando sarà elevato attirerà tutti a me. E quindi nel Natale che noi celebriamo, ovviamente c'è tutta la, tutto lo sviluppo anche della nostra fede, e a questo punto lei ci consegna. E allora ecco l'altra parola splendida, come, che senso ha, come avverrà, però qualcosa dopo che gli viene spiegato, e comunque la sua docilità istintiva è, ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me tutto quello che tu hai detto. Ed è la scoperta dell'Ave Maria, che è cara, cioè è da qua che nasce la preghiera più semplice e anche più chiara, che abbiamo anche la Salve Regina. E sarà così che noi riusciamo a sentire nell'Annunciazione di Maria un po' il senso della nostra esperienza di fede, da dove viene. Evidentemente ha una storia, ma qui viene ravvivata anche per una celebrazione della memoria del Natale a Nazareth, cioè l'Annunciazione a Nazareth, a Betlemme e quant'altro, viene a ravvivarsi il nostro rapporto permanente con Gesù e in Gesù con Dio nostro Padre e con i fratelli. Infatti si conclude l'Annunciazione, e qui mi spiace perché il testo viene tagliato per leggerlo in un'altra giornata liturgica, e poi l'angelo se ne andò. Maria andò con premura dalla parente Elisabetta, e andò sì anche per aiutarla, ma non è questo, neppure è andata per curiosità per vedere cosa stava succedendo, ma è proprio sciolta così, e va casomai alla ricerca dei segni più completi che erano stati suggeriti dall'angelo, la parente Elisabetta, anche perché tra i due bambini che in quella casa poi saranno nel grembo delle due mamme, anche, cioè, hanno un unico movimento che va. Giovanni il Battista sarà battezzato anche di Gesù. Se ci fermiamo qua, noi possiamo dire, bisognerebbe capire che c'è da risvegliare un po' di sensibilità nella nostra fede, che si esprima proprio una sensibilità permanente. Finalmente appunto Dio ha trovato casa, ha fatto casa, vuol fare casa, la sua casa è il mondo, la sua casa siamo noi, come segno che la sua casa però è casa di tutto il mondo. Non si pentirà mai, neppure, come dire, maledirà mai, come rischia di maledire in questi tempi la nostra società. E, insomma, adesso io qui non mi fermo, no? Ma c'è questa situazione, lo stato d'animo un po' collettivo, no? E normalmente, pensiamoci un attimo, normalmente bersagli sono gli altri, anche a livelli mondiali, o se volete anche nei rapporti primari nostri. Questo scioglie e viene sciolto già per una celebrazione attenta al nostro Natale. Il Signore ci aiuti.